Settimana di importanti novità per il Corriere di Como. Il quotidiano locale, distribuito con il Corriere della Sera, si presenta ai lettori con una veste completamente rinnovata e con nuovi appuntamenti in edicola. Domani debutta Link, supplemento settimanale con approfondimenti e interviste esclusive. La copertina sarà dedicata alla notizia al centro del dibattito settimanale, declinata in ambito locale. Nello specifico, il primo numero propone un'analisi sul virus Ebola e la paura del contagio. Ma ogni domenica ci sarà spazio per l'intervista a un personaggio noto e poi l'arte e la gastronomia alla pagina della memoria che ripercorre la storia della moda e del tessuto andando a svelare collezioni lariane d'epoca grazie alla collaborazione di Enrico Levrini, storico dell'immagine di Como, e dello scrittore Renzo Romano. E proprio il mondo della scrittura e della narrativa sarà grande protagonista su Link. Ogni settimana avremo un colloquio con uno scrittore, sia del panorama locale che nazionale, che darà alcune indicazioni, alcune dritte a chi vuole intraprendere questa carriera. E magari ha un sogno nel cassetto, vuole diventare il nuovo Stephen King, o magari ha qualche pubblicazione che appunto vuole mandare per il mondo. Gli aspiranti scrittori avranno anche una grande opportunità. Ci sarà la possibilità di interagire perché abbiamo aperto una palestra mandando una mail con un testo di non più di 4.000 battute a link@corrierecom.it. Chi ha qualche sogno nel cassetto, qualche testo da mandarci, ce lo mandi pure e noi lo leggeremo e i migliori saranno pubblicati in questa pagina del nostro inserto. Domani dunque debutta Link, ieri invece ha esordito il nuovo Vivi Como, con tanti appuntamenti in città e in provincia per il tempo libero, dalla musica al cinema, dal teatro agli incontri da non perdere nel panorama artistico. Altra novità è il supplemento mensile Corriere della Serra, dedicato al mondo della natura e del verde, all'esordio la scorsa settimana con un numero interamente dedicato alla manifestazione Orticolario. Non soltanto supplementi e inserti, il Corriere di Como si veste letteralmente di nuovo. Da alcuni giorni si presenta nel formato tabloid e con una grafica moderna e completamente rinnovata.